La donna in tutti i suoi aspetti, partendo dalla conquista del voto all'ingresso in Parlamento. La strada fatta in materia di conquista dei diritti e rispetto del proprio ruolo in una società che si professa moderna. Oggi tante le iniziative per celebrare la donna in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna. Non un momento puramente celebrativo, ma di riflessione sul mondo femminile, sul doppio e triplo ruolo della donna, mamma, moglie, professionista. In questo contesto si inserisce il convegno svoltosi alla Fiera Maia dal titolo La politica e le donne oggi. La politica, sostantivo femminile. Ad organizzare l'evento la consulta femminile, il Centro Donna. La consulta ha voluto proprio dedicare la giornata dell'8 marzo a questa tematica così importante, la politica e le donne, anche alla luce dei risultati elettorali di questa tornata che hanno visto un 30% di donne salire al Parlamento. Relatori l'avvocato Francesca Corbino e il sociologo Giovanni Lucifora. L'uno ha fatto un excursus dei diritti conquistati dalla donna, l'altro ha trattato l'aspetto sociale della donna in politica. Dalle suffragette che hanno lottato per l'ottenimento del diritto di voto fino ad arrivare al momento attuale, abbiamo una legislatura nella quale c'è un 30% di percentuale di donne in Parlamento, che è la percentuale più alta di donne in Parlamento nell'arco di tutta la nostra Repubblica. Dopo la stagione dei diritti, dell'eguaglianza, della partecipazione alla vita politica, adesso si apre un altro fronte di lotta per il movimento femminile, che è quello della condivisione del potere e non più della partecipazione al potere. E questo è un ambito nuovo nel quale molti movimenti si stanno confrontando in Italia, ma anche a livello europeo e fuori anche dall'Europa. Il problema è: comanderanno ancora per molto solo i maschi o ci sarà invece una prospettiva di condivisione nella gestione del potere?